Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo l'ultimo episodio della nostra serie Decluttering e vediamo insieme tutta la skincare più il risultato finale di tutta la makeup collection sistemata. Ve lo faccio vedere un po' al volo, però almeno vi faccio vedere come l'ho sistemata e come ho diviso tutto quanto, visto che abbiamo liberato un sacco di spazio. Abbiamo tantissimi prodotti di cui parlare, quindi direi di cominciare. Ok, cominciamo. Prima di tutto, questi sono i due cassetti della skincare che in realtà diventeranno tre alla fine di questo video, così sarà tutto ben separato. Nel primo cassetto abbiamo cleanser, balsami struccanti, detergenti e qualche tonico. Penso che dividerò poi i detergenti e i balsami struccanti in un altro cassetto. Comunque tenete presente che alcuni di questi prodotti li ho tenuti per amiche, amici che magari vengono qui e hanno bisogno di skincare e glieli regalo più che volentieri, e altri invece li ho tenuti perché voglio assolutamente provarli anch'io dopo che ho finito i prodotti che sono in questo momento in bagno. Cominciamo dagli struccanti, come potete vedere ce ne sono un bel po'. Sicuramente uno che voglio tenere è questo qui di Elemis, che è alla rosa, il Pro Collagen Cleansing Balm. Io utilizzo quello giallo da anni e mi piace tantissimo, ne ho finiti tipo 6, super consigliato. Questo qui alla rosa mi piace, ma preferisco quello giallo. Comunque questo qui lo tengo. Tengo assolutamente anche questo di IT Cosmetics che non ho ancora provato, sono molto curiosa di provarlo. Tengo anche questo fragolosa di Bio Boutique La Rosa Canina, ottimo e anche abbastanza low cost, super raccomandato. Qui ne ho due alla vitamina C di Giada Cosmetics, ne ho tenuti due, non so perché, forse mi sono confusa. Comunque ne tengo soltanto uno, l'altro lo regalo. Sinceramente per il momento tengo anche questi due qui. Uno è di Emma Hardy che voglio provare, me l'ha mandato Look Fantastic. L'altro è di Evelom che voglio sempre provare e arriva sempre da Look Fantastic. Qui invece abbiamo dei vari struccanti. Sicuramente rimane questo qui di Kiehl's, che è il Midnight Recovery Cleansing Oil, che sto utilizzando. Ne ho uno in bagno che è quasi finito. Mi ci sto trovando molto molto bene, quindi li tengo entrambi, anche perché so che li finirò molto presto. Per quanto riguarda questo qui di Brochet, è un latte detergente, io di solito non li utilizzo, preferisco gli oli, quindi questo lo regalo. Tengo però questo qui bifasico perché qualche volta mi piace utilizzare anche l'acqua micellare. Per quanto riguarda questo qui di La Rosa Canina, che è lo struccante bifasico fragole panna, non so perché, ma credo che mi abbia fatto irritazione. Utilizzo tranquillamente il detergente e il balsamo struccante, ma questo per qualche ragione, non so, penso mi abbia fatto irritazione, magari mi sbaglio, ma purtroppo quando mi succedono queste cose poi non mi fido tanto a riutilizzarlo, quindi questo lo regalo. Questo qui di Erichyoba, che è Hocus Pocus, era molto molto carino, ma penso che stia per scadere, quindi lo regalo a qualcuno che lo può finire prima che scada. E poi abbiamo questo di Rodial, che è il Dragon's Blood Cleansing Water, che tengo di scorta. Qui abbiamo invece detergenti, ma di questi non penso che declattererò tanto, perché oltre a utilizzarli io quando finisco il mio detergente, li usa anche Fede. Quindi, che ne so, per esempio, io magari voglio assolutamente provare lo spumone di Vera Lab, che non sono ancora riuscita a provare, però so che Shiseido magari non mi incuriosisce così tanto, ma so che sicuramente a Fede può servire a un certo punto, quindi questi qui li tengo, ve li faccio vedere al volo. Abbiamo appunto lo spumone di Vera Lab. Abbiamo anche questo qui di Fresh che mi incuriosisce molto, che è il Kombucha Cleansing Treatment. Ovviamente il Soy Face Cleanser di Fresh, molto molto carino, mi è piaciuto davvero tanto. Confidence in a Cleanser di IT Cosmetics, non l'ho mai provato, ma la crema notte è una delle mie preferite, mi piace tantissimo, quindi sono curiosa di provarlo, lo tengo per il momento. Elemis Pro Collagen Marine Cleanser, utilizzo appunto sia il burro struccante che vi ho fatto vedere prima, ho provato la crema giorno, mi è piaciuta tantissimo. Questo qui di Shiseido, come vi dicevo, è quello che mi incuriosisce un po' meno, però appunto lo tengo perché magari può servire a Fede. E mi incuriosisce tantissimo anche questo duo di Dermalogica, che però appunto non sono ancora riuscita a testare. E abbiamo anche questo qui di Kate Somerville, che è il Moisturizing Cleanser, tengo sempre da far provare a Fede. Passiamo adesso a tutti i tonici, qui decisamente dobbiamo fare un po' di pulizia. Allora, sono sicura al 99% che questo qui di Origins è scaduto, quindi lo faccio sparire assolutamente. Era il Mega Mushroom Relief, molto carino, bello idratante, ma appunto pelle sensibile, quindi se c'è qualcosa di scaduto per quanto riguarda la skincare, purtroppo non lo posso tenere. Poi questo qui di Fresh Rose Deep Hydration Facial Toner, molto molto carino, lui assolutamente rimane. Anche questo qui di Elemis, che è all'albicocca ed è molto molto valido. Ne ho qui due di Good Molecules, uno è un tonico esfoliante e l'altro è un tonico illuminante. Non li uso da tantissimo
pochissimo tempo, tipo questo qui l'avevo utilizzato ma non lo uso da un sacco, questo qui è nuovo, li regalo entrambi. Regalo anche questo qui di Pixi che è il retinolo, perché sinceramente ho un po' il terrore del retinolo al momento, è un qualcosa che ancora non ho sperimentato, quindi non lo sto utilizzando, quindi questo lo regalo. Questo qui zuccherino tonico viso di Bio Boutique La Rosa Canina, lo tengo perché lo voglio assolutamente provare. Poi abbiamo Ulla Henriksen Glow 2O Dark Spot Toner. Questo è ottimo se avete tante macchie sul viso, quindi lui assolutamente rimane. Questo qui di Glam Glow, il Super Toner Exfoliating. Io l'ho sempre utilizzato, non mi ha mai dato problemi. Penso che sia per scadere, quindi lo regalo assolutamente. È un tonico a base di acidi che esfolia tantissimo la pelle. Però io in questo momento preferisco utilizzare i peeling quelle 2 volte a settimana piuttosto che usare un tonico esfoliante. Oppure ho quello di Etherea che è esfoliante ma è molto molto delicato. Quindi questo qui lo regalo. It Cosmetics che è il Bye Bye Pores ed è una soluzione da lasciare sul viso, serve per ridurre appunto l'apparenza dei pori. L'ho provato, è carino, però non mi ha colpito particolarmente, quindi lo regalo visto che è abbastanza nuovo. Tengo assolutamente questo qui alla calendula di Kiehl's perché mi ispira tantissimo, non l'ho ancora provato. Quindi abbiamo uno di Ren che è sempre a base di acidi e serve per esfoliare un po' la pelle e renderla super luminosa. Ce l'ho da tanto tempo, non l'ho mai aperto, quindi questo qui lo regalo. Questo qui di Murad Skincare è alla vitamina C, rimane, non è incredibile, però è carino. Questo qui di Elemis è il Superfood Fruit Vinegar Liquid Glow. Voglio assolutamente testarlo perché non l'ho ancora provato. Glow Mist, molto carino per rendere la pelle super luminosa. Per la mia pelle super mista in questo momento direi che forse non è il caso di utilizzarlo. Ed è aperto da un po', quindi sicuramente sta per scadere. Quindi questo lo regaliamo. Ovviamente però rimane questo gigantesco Glow Tonic di Pixi, che ha su anche scritto il nome. Molto carino, me l'hanno mandato in PR. Vi avviso che qui c'è un po' di macello. Non ho tirato fuori tutto, quindi probabilmente magari beccheremo qualche altro siero, qualche altra cosa che è rimasta nel cassetto. Creme teoricamente idratanti, allora anche qui c'è già troppa roba. Per esempio questa qui di Wishful che è la Honey Balm, che non va bene per me, almeno è molto luminosa, quindi per la mia pelle mista non è il massimo della vita. Rimane Charlotte Tilbury Magic Cream Light, che ha una consistenza molto leggera, e rimane anche la Charlotte Tilbury Magic Cream, che è questa qui. Tra l'altro questo è l'ultimo pack che mi hanno mandato, che ha inciso sopra anche il nome, cioè è una cosa troppo carina. Questo qui di Elizabeth Arden l'avevo provato, è carino, niente di eccezionale secondo me, quindi lo regalo. Anche qui tengo qualcosina anche per Fede perché anche lui usa la crema idratante, ovviamente, tipo per lui tengo assolutamente questa qui di Murad Skincare che è il water gel, che secondo me potrebbe piacergli molto. Dovrei fare un cassetto separato per le cose di Fede. Abbiamo questa qui di Glam Glow che è la Super Water Gel, stesso discorso, la tengo perché voglio provarla. Questa qui di Elemis Pro Collagen la tengo, ne ho finite mille, era la mia crema giorno preferita, adesso ne sto utilizzando un'altra che mi sta piacendo tantissimo. È di Belief, si chiama Aqua Bomb, è pazzesca per la pelle grassa. Comunque questa qui è molto valida, appunto l'ho utilizzata per più di un anno. Ultra Facial Cream di Kiehl's rimane, molto ricca come consistenza. E invece questa qui di Caudalie la regalo perché c'è mia cugina che è super ossessionata da Caudalie, quindi la regalo assolutamente a lei. Ok, qui già ci perderemo. Prima di tutto vedo qui un siero di Dior che mi era piaciuto tantissimo perché era super rimpolpante, ma è finito. Cioè qual è il senso di tenerlo? Cioè una goccia che sarà scadutissima perché è lì da 1000 anni, quindi via. Stiro l'acido ialuronico di Face D, mio preferito, questo qui è quello di scorta, l'altro è aperto in bagno, lo sto utilizzando. E siero di scorta di Foreo, questo qui è da utilizzare insieme ai vari tools di Foreo, soprattutto con Foreo Bear, che è quello che serve a scolpire bene il viso, quindi lui rimane di scorta. Vediamo quelli nuovi, diciamo. Allora abbiamo qui un siero alla vitamina C di It Cosmetics, che regalo perché ne ho già tanti di siero alla vitamina C. Tengo questo qua invece di Avon. Questo qui di Good Molecules è un siero per le macchie solari, l'ho provato più e più volte, sinceramente non mi fa impazzire, preferisco quello di Etherea o il Garnier, sempre quello alla vitamina C, quindi questo via. Abbiamo un altro siero di It Cosmetics Bye Bye Dark Spots, quindi sempre per le macchie, questo lo regalo perché come vi dicevo ne ho altre preferiti. Tengo assolutamente Vera Lab luce liquida, devo ancora provarla, cioè è una cosa assurda, mi incuriosiva tantissimo, non l'ho ancora provata, comunque rimane. Via questo qui alla vitamina C di Pixi,
perché ce l'ho da troppo tempo. Siero acido ialuronico di Catrice lo regalo perché tanto ho questo qui che è quello classico, Hydro Plumping Serum, in realtà ne ho due, quindi rimane questo e l'altro se ne va. Da lì Vino Perfect, che è quella per le macchie, voglio assolutamente provarla. Questo qui di Shiseido lo regalo a mia mamma perché secondo me potrebbe piacerle molto. Qui abbiamo questa crema ultra costosa, questo siero ultra costoso di Essederm, che utilizzavo sulle cicatrici perché in teoria è una crema che va a riparare, è ottima se vi tagliate, se vi fate una nuova cicatrice, non agisce sulle cose vecchie ma su quelle nuove sì, quindi questa la tengo. Dermalogica siero la vitamina C, come vi dicevo ne ho già tanti, quindi questo qui lo regalo. 111 Skin Radiance Booster, mi ispira tantissimo per il pack, anche questo brand so che è comunque molto famoso, molto apprezzato, però ce l'ho da un sacco, non l'ho mai aperto, quindi lo regalo. Rimane questo qui di Eteria, che è il Day and Night Repair, che è un riparatore giorno e notte. Estée Lauder Advanced Night Repair, questo qui rimane. Siero alla rosa di Fresh, resta assolutamente. Qui abbiamo questo siero di Avant Skincare, che so che è un brand ultra super costoso, ma sinceramente è un prodotto che non mi incuriosisce così tanto, ho anche delle maschere viso, quindi preferisco testare quelle. Tengo questa essenza qui di Eteria, però per quanto riguarda l'acido ialuronico di Eteria ho preferito comunque quello di Face D, quindi questo lo regalo. Tengo questo Elixir Serum di Eteria che non ho ancora provato e tengo questo qui di Innisfree perché mi ispira tantissimo, avevo partecipato alla masterclass e appunto ci avevano parlato del prodotto, quindi sono molto curiosa di provarlo ma ancora non ci sono riuscita. Bava di lumaca rigenerante di Eteria, però ho già l'altro siero quindi questo lo regalo. E un siero alla caffeina di The Ordinary che dovrebbe ridurre l'apparenza delle rughe sotto gli occhi e dovrebbe anche sgonfiare il viso. Interessante, questo voglio provarlo. Charlotte Tilbury Magic Serum, anche questo qui voglio assolutamente testarlo. Siero all'acido ialuronico di The Ordinary, da testare anche lui. Superfood di Elemis Glow Priming Moisturizer, lo regalo. Qui c'è questo qui di Mask My che è il siero viso, in realtà io ne ho un altro che è di là in bagno che voglio assolutamente provare e quindi questo qui l'ho tenuto di scorta perché so dalle recensioni che è un prodotto meraviglioso, quindi per il momento lui resta, così se lo provo e mi piace e lo finisco ne ho già un altro. Un prodotto di Dr. Jart che è un siero esfoliante, non sono tantissimo per i sieri esfolianti, quindi questo qui lo regalo. Da questa parte abbiamo gli oli e i trattamenti esfolianti. Questo qui di Elemis è un peeling enzimatico, in questo momento mi stanno piacendo tantissimo il Drunk Elephant BB Facial, ne ho uno nuovo appena aperto, il Peeling Beauté Claire di Clarins è favoloso ragazzi, è bellissimo, quindi questo non penso che lo userò nel breve periodo. Sugar Face Polish di Fresh, io non sono tanto per gli scrub fisici, preferisco quelli chimici al momento, quindi questo qui lo tengo soltanto per fede perché so che lui piace fare un bello scrub bello intenso. Scrub viso di Bio Boutique La Rosa Canina lo regalo perché come vi dicevo non sono troppo da scrub fisico. Voglio provare questo qui di Charlotte Tilbury che è il Resurfacing Facial, che è a base di acidi, questo potrebbe molto essere nelle mie corde, quindi rimane. Questo qui di Wishful Yo Glow io sinceramente non lo sto tenendo da usare sul viso ma sul corpo, ho anche quello al carbone, è carino, cioè per il momento l'ho usato un paio di volte, però questo appunto voglio tenere di scorta da usare sul corpo. Elemis Dynamic Resurfacing Facial Pads sono dei dischetti già imbevuti per fare appunto questo trattamento esfoliante, loro sono molto molto valide quindi restano. Daily Micro Esfoliant di Dermalogica è un esfoliante giornaliero, io come vi dicevo preferisco fare questo trattamento 2-3 volte a settimana, quindi questo qui lo regalo a qualcun altro. Abbiamo Midnight Recovery Concentrate di Kiehl's, vorrei provarlo questo sinceramente, quindi per il momento rimane. Qui abbiamo un nuovo prodotto di Drunk Elephant che è a Glowy, che voglio provare, è retinolo, quindi di nuovo mi spaventa molto questo ingrediente, però me l'hanno spiegato abbastanza bene, quindi potrei essere in grado di utilizzarlo. E qui abbiamo il TLC Framboise di sempre di Drunk Elephant e a Passioni, che è al retinolo. Questi qui al momento rimangono perché a me piacciono tantissimo i prodotti di Drunk Elephant, sono molto molto costosi. Questi due sinceramente non li ho ancora provati. Ho completamente finito il siero, quello idratante con il tappo azzurro. Ho finito completamente la Protini, quindi la crema giorno. Sto utilizzando il Protini siero, che è sempre esfoliante da utilizzare di notte. Un altro scrub fisico di Omorowicz, che è questo qui, che è un brand che mi ispira molto, quindi per il momento rimane. Olio denso dell'estetista cinica, voglio assolutamente provarlo. Qui abbiamo questo prodotto di Catrice che è al 100% niacinamide. È carino questo perché è in polvere,
questo rimane. Mario Badescu Drying Lotion, questo è vecchissimo, non lo uso da un sacco di tempo, anzi è quasi finito, quindi lo faccio sparire. Mulac Spotted Anti-Spot Treatment, era carino, però sinceramente non lo uso da un sacco, quindi via. Oli viso, già qui abbiamo 3 Virgin Marula Oil di Drunk Elephant, mi sembrano un po' tanti. E il mio olio viso preferito è quello di Wishful alla rosa. Questo qui di Pixi è il retinolo, l'avevo provato un paio di volte ma non lo sapevo usare assolutamente, comunque lo regalo. Squalane Oil e Cold Press Rose Hip Oil, non li ho ancora usati fino adesso, quindi li regalo. Elemist Pro Collagen Marine, molto carino, rimane. Questo qui di Charlotte Tilbury, voglio assolutamente provarlo, è il Super Fusion Facial Oil. Oh no, io avevo provato questo qui di Elemist, scusate, che è il Superfood, non avevo ancora provato il Marine, ma mi incuriosiva tantissimo, comunque restano entrambi. Questo qui di NYX, però io questo qui lo utilizzo sui capelli e sulle mani, non sul viso, comunque lo tengo. Tarte Maracuja Oil, che rimane assolutamente. 3 Virgin Marula Oil di Drunk Elephant, di 3 misure diverse. Adesso vediamo, perché dovrebbe esserci anche la versione da viaggio, quindi lo recuperiamo fra poco per capire, perché se ce ne sono 4 forse è il caso di darsi una sistemata. Ah no, qui abbiamo un altro trattamento anti imperfezioni che è di Face D, però questo mi incuriosisce tanto perché, come vi dicevo, Face D mi piace molto come brand, quindi questo lo tengo. E qui abbiamo i vari SPF. Questo di Murad Skincare, che mi era piaciuto tantissimo perché fa anche tipo da primer, va a minimizzare i pori. Se vi dovesse interessare, il mio SPF preferito è quello di La Roche-Posay Antelios. Voglio provare anche questo di Eteria, perché come vi dicevo sono grandissima fan del brand. E questo qui di Dermalogica, direi che posso anche tenerlo perché tanto di SPF ce ne sono 4. Un altro siero alla vitamina C di Drunk Elephant, che può rimanere, come vi dicevo mi piace molto il brand. Crema contorno occhi, so già che questa qui di Pixi alla vitamina C ce la do un sacco, non l'ho ancora aperta, quindi la regalo. Di Eteria abbiamo la Lift and Light Gold Eye Cream, voglio assolutamente provarla, la maschera viso mi è piaciuta tantissimo. Questo di Shiseido lo regalo perché non lo uso. Cryo Recovery Eye Serum di Charlotte Tilbury, molto carino, non è eccezionale secondo me, però è carino. Moisturizer Eye Balm di Belief, questa è la versione mini da viaggio, quindi la metto di qua. Questo lo voglio assolutamente provare, Eteria Gold to See. Questo di Ulla Erickson mi era piaciuto tantissimo, davvero tanto, ma è stra scaduto. Elemis Pro Collagen, molto carino, è in gel quindi molto leggero. Questo qui di Elemis Matcha Eye Dew lo regalo perché ho già l'altro, appunto, che vi ho appena fatto vedere, e ho anche la maschera contorno occhi sempre di Elemis. Il Lancôme Genifique, carino, secondo me niente di che. 2 di Kiehl's Midnight Recovery Eye, ne tengo soltanto una delle due, l'altra la regalo. Charlotte Tilbury Magic Eye Rescue, molto carina, sinceramente non ci spenderei così tanto, però non è male. Abbiamo It Cosmetics Confidence in an Eye Cream, molto molto carina. Tengo però la versione nuova, visto che questa qui è aperta da un po' di tempo. Creamy Eye Treatment di Kiehl's, che è nuovissimo, voglio assolutamente provarlo. E queste due di Sephora, che mi ispirano veramente tanto, che sono sempre 2 contorno occhi. Da questa parte invece abbiamo tutti i prodotti mini da viaggio. Sempre i Virgin Marula Oil di Drunk Elephant. Facciamo una selezione perché non ce ne sono 3 ma 5. Allora, direi che teniamo questo qui grande. Abbiamo già la versione grande, quindi teniamo questi 2 mini da viaggio. Be Hydra di Drunk Elephant, come vi dicevo, è meraviglioso. Temo che sia finito, però. Sì, raga, è finito. Cioè, cosa ce l'ho a fare? Stessa cosa penso per la Protini. Credo che sia finita. Cioè, l'ho anche lavato e l'ho rimesso via. Appunto, questi qui mini di Drunk Elephant, come potete vedere, l'anno scorso me li sono portati in ferie perché sono veramente ottimi. Poi abbiamo una Confidence in Your Beauty Sleep di It Cosmetics, crema notte preferita in versione mini. TLC Framboise Glycolic Acid lo tengo, anche se non è un prodotto che porterei in viaggio sinceramente, ma lo tengo perché così, se mi piace l'altro intero e lo voglio utilizzare, ho questo qui in versione mini. Crema contorno occhi alla vitamina C, che credo di avervi fatto vedere anche prima, o forse direi in bagno, comunque è un'ottima crema contorno occhi, quindi rimane anche la versione mini. Come vi dicevo, abbiamo anche questa qui di Belief. Murad Skincare la regalo perché non la uso da un sacco. E idem anche per questo qui, che è il siero per le macchie, anche perché è un prodotto che non porterei in viaggio. Tengo assolutamente Wishful Get Even Rose Oil versione mini. Questa qui voglio assolutamente provarla, Drunk Elephant Lala, quindi l'altra crema giorno. Qui la Midnight Recovery Omega Rich Cloud Cream di Kiehl's, che
è la nuova crema notte Magic Serum di Charlotte Tilbury in versione mini. Questo siero di Dr. Jart non l'ho ancora utilizzato, quindi lo regalo. Skin Renewing Cream di Kiehl's, la regalo. Questo siero di Kiehl's invece resta. Elizabeth Arden, come vi dicevo, la crema non mi era piaciuta tantissimo, che era la Super Start, questo lo regalo. Siero riparatore intensivo Prevage, questo lo do a Fede perché se non sbaglio mi sembra che lo sta utilizzando in versione grande. Poi abbiamo siero di Foreo, come vi dicevo da usare con Bear. Murad, questi sono dei peeling all'acido glicolico, che però regalo perché ne ho già un sacco di altri brand. Etere abbiamo alcuni prodotti. Siero anti-inquinamento, siero all'acido ialuronico da portare in viaggio, anche se non è il mio preferito. Non credo di aver capito. Oddio, ma siamo pazzi. Burro struccante di Etherea. Questi formati qui sono comodissimi. Acido ialuronico di Festi, ovviamente. Gel detergente viso. Forse questo qui lo regalo, perché comunque in viaggio non mi porterei un cleanser che non ho mai provato. Porterei comunque solo prodotti che ho già utilizzato. Ah, qui abbiamo un'altra drying lotion di Mario Badescu, che tengo perché è completamente nuova. La sostituisco all'altra, anche se sto utilizzando i cerotti. Però questa era molto molto buona, è stata la mia preferita per molto tempo. Direi che abbiamo ufficialmente terminato, adesso devo assolutamente mettere a posto i cassetti e organizzare tutto, quindi vi faccio vedere fra poco. Ok, cominciamo. Cassetto numero 1, qui adesso ci sono tutti i prodotti che uso per lavare i pennelli al volo, quindi Avio, asciugamani, e questo qui è un kit per lavare appunto le beauty blender. Secondo cassettino qui di lato abbiamo auto abbronzanti e salviettine di scorta, abbiamo dischetti di cotone, tutti balsami struccanti, vabbè questi può sistemare meglio, e i cleanser. Qui sotto abbiamo creme, SPF e tonici, anche qui va sistemato un po' meglio, ma vabbè. Creme contorno occhi, tutte le versioni mini da viaggio, appunto questi qui sono tutti sieri. Qui ci sono i tipo gli scrub viso e gli oli che sono lì sotto in fondo, quindi qui non c'è più niente di make up. Mentre risultato finale da questa parte, tutti i rossetti in crema che vi ho fatto vedere. Questo, come vi dicevo, voglio alzare questo qui di uno e metterci qui questi per avere tutti i rossetti liquidi sdraiati, però non lo so, ci sto ragionando bene. Qui appunto modificato abbiamo primer viso, fondotinta e setting spray, visto che qua era vuoto. Sotto è rimasto più o meno uguale, abbiamo contouring crema, illuminanti, illuminanti corpo, correttori, cipria in polvere libera, ciprie compatte, beauty blender che ci stanno perfettamente, mi danno una grande soddisfazione. La modifica più grande è avvenuta qui, perché qui ci sono tutti bronzer, anzi illuminanti, bronzer e ora anche blush e blush in crema, con tutte le palette viso sui lati in modo da tenere fermo, perché vedete che da chiuso non si vedono, da dritto, e tengono fermi i due, e allo stesso tempo quando devo scegliere un blush o un illuminante ho anche l'opzione della palette proprio di fianco, quindi direi fantastico. Qui sotto invece sono arrivati tutti i prodotti sopracciglia e i matitoni che prima erano nell'altro mobiletto, prodotti occhi, quindi basi in crema e glitter liquidi. Qui sotto abbiamo tutti i mascara, che come vi dicevo sono troppi, ma vabbè, ci penseremo un'altra volta. Ciglia finte che si sono spostate da questa parte. E infine qui sotto abbiamo tutte le palette occhi che vanno decisamente sistemate. Cioè le ho già declatterate, ma devo sistemarle bene. Comunque dai, sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto. E invece tutto questo mobiletto qui è riservato ai capelli, tranne il primo cassetto che ha all'interno tutti i prodotti che mi servono giorno per giorno, che vabbè devo sistemare. Però vedete, oh mamma, ci sono troppi capelli. Comunque qui ci sono tutte le cose appunto per i capelli. Qui in bagno, come vi dicevo, c'è qui l'armadietto con tutta la mia skincare quotidiana. Abbiamo Fenty Skin Fat Water, questo è il Pro Collagen di Elemis, che è il burro struccante che vi dicevo. Dietro acido ialuronico di Festi, Etherea antimacchie, vitamina C di Garnier, siero all'acido ialuronico di It Cosmetics, cerottini per i brufoli di Peace Out, olio di Wishful, proteini di Drunk Elephant, dietro c'è il Sitango, quindi contorno occhi di Drunk Elephant. Davanti abbiamo questo qui che è l'olio struccante di Kiehl's che sto utilizzando, crema contorno occhi di Etherea, crema notte di It Cosmetics, Juicy Lip Oil di Astra, crema giorno di Belif che vi sto dicendo che sto utilizzando in questi giorni, e sotto c'è quella che avevo aperto di Elemis che non ho terminato, ma comunque ce l'ho qui, così la finirò quando avrò finito questa. Poi abbiamo protezione solare di Miamo Skincare
di protezione solare di La Roche-Posay. In alto invece ci sono prodotti che utilizzo ma non esattamente tutti i giorni. Esempio il Bon Beauté Eclair quando voglio avere un effetto più luminoso, il peeling che è quello che vi dicevo che è pazzesco, serve per togliere tutte le cellule morte. Poi abbiamo protezione solare colorata di Miamo, qui ci sono i prodotti per il corpo che utilizzo e c'è anche di solito questa che è la crema corpo di Kelly Skin, ma l'ho tolta prima per metterla. Poi abbiamo dietro qui il siero di Foreo, acqua micellare aperta a caso, anche se non mi piace. Dietro qui c'è l'altro siero viso di Mask My che voglio testare, Sleep to Fix di Etherea che voglio testare, tonico di Etherea che è quell'esfoliante super delicato che vi dicevo prima. E invece da questa parte qui abbiamo qui sotto tutte le maschere viso, tutte le maschere in tessuto, fra viso, piedi, Foreo, occhi, eccetera. Maschere per labbra, contorno occhi. Qui ci sono i prodotti per i capelli che utilizzo o che voglio provare. E qui ci sono prodotti corpo. Comunque, questa è la fine del nostro tour. Avete visto che meraviglia la mia makeup collection adesso? Tutta in ordine, sistemata, declatterata. Sono felicissima, riesco a trovare tutto molto più facilmente. Io spero tantissimo che tutta questa serie vi sia piaciuta. Se è così, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Grazie mille per la compagnia, spero di vedervi nel prossimo video. Ciao!